L'attesa è finita. I quattro mastodontici carri allegorici sono scesi per le vie del borgo della Valdichiana, diventato così teatro dei festeggiamenti in onore di Regio Condo, patrono della manifestazione. È stato infatti il giorno della prima sfilata del Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d'Italia, giunto con il 2020 alla sua 481esima edizione. Come ogni anno, i quattro cantieri si sfideranno a colpi di coriandoli, cartapesta e spettacolari coreografie. Si tratta di Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. Il cantiere degli Azzurri si è così presentato con il carro dal titolo La lingua volgare, che mette in scena il problema della comunicazione verbale ai nostri giorni. Il cantiere Bombolo invece ha presentato Scacco a Re, riflessione dell'uomo di fronte alla morte. Persona, falsità e ipocrisia, invece, il carro messo in scena dal cantiere dei Nottambuli, che si è ispirato al romanzo Uno Nessuno 100.000. Il cantiere dei Rustici, infine, ha presentato l'opera L'altro mondo, dedicata a Cyrano de Bergerac. Saranno in tutto 5 le domeniche di festa a Foiano della Chiana, in attesa del verdetto finale che decreterà il vincitore tra i quattro cantieri in gara con le loro vere e proprie opere di cartapesta.